Ciao, buongiorno a tutti. Claudio Magris, che è un importante studioso di letteratura europea ed anche un intellettuale italiano di Trieste, ci ha ricordato che i valori, le persone, i sentimenti importanti, quelli che ci hanno fatto essere così come siamo, sia come individui che anche come comunità, come paese, i valori appunto non sono, come dire, collocabili solo nel passato, perché sono valori che hanno fatto il passato, i valori di solidarietà, di libertà, hanno fatto il 25 aprile, hanno fatto la resistenza. Ma quei valori non sono solo nel passato, perché sono anche fatti costitutivi di tutti noi. Allora, vivono con noi il 25 aprile e ricordare anche in un momento di crisi che siamo un paese, che siamo una patria. Io ho trovato prima sgomento, poi orrore e poi voglia di reagire, anche di fronte agli ultimi avvenimenti che sono capitati nella nostra città, quando qualche appartenente a forze di estrema destra e xenofobe hanno mandato in giro dei volantini ritraendo i partigiani di Piazza Tre Martiri come dei criminali. Come dei criminali, perché i veri patrioti invece sono altri, sono loro che nel nome di un passato che non hanno, perché non hanno letto, non hanno ricordato, non hanno sentito dire, nel nome di quel passato ritengono di poter dire che oggi chi combatteva per la libertà è un criminale. Voglia di reagire perché io mi sono insediato 8-9 mesi fa e il fatto di avere scritto per i riminesi, per la nostra comunità, al presidente Napolitano e avergli chiesto di venire il 21 agosto dell'anno scorso, è stato uno dei primi atti che abbiamo fatto come amministrazione comunale, di venire nella nostra città, questa città straordinaria che da quella ferita della guerra, 396 bombardamenti, ha ricostruito questa officina, ha ricostruito una città. Venire in questa città dove la S romagnola si mischia con l'inglese e venire in questa città a ricordare il 21 agosto nel caldo torrido di 40 gradi i tre martiri è davvero stato, come dire, un fatto che ha segnato un valore non solo simbolico, ma un fatto che attraverso, come dire, la riconferma di quei valori di libertà vuole dare anche un senso di prospettiva alla nostra città. 20 anni in questo paese si sono persi un po' di valori che hanno fondato il paese. Si è pensato più non al lavoro, non alle officine, magari più al Grande Fratello, più alle file davanti a un provino per potercela fare in un grande show. Si sono, come dire, insediati dei valori che non hanno niente a che fare con un valore come questa fabbrica. Allora, quando si perdono i valori del lavoro, viene avanti, dicevo prima, Monti paga, noi paghiamo il prezzo di molte pigrizie e anche delle manovre precedenti, però non ho apprestato quando in questi 8-9 mesi una delle priorità che si è ritenuta di dover affrontare è stato l'articolo 18, come se il problema fosse quello di, come dire, diminuire i diritti dei lavoratori. Allora è bene fermare anche dei paletti, il valore del lavoro non si svende con l'articolo 18 e se noi mettiamo dei paletti che riaffermano il senso e il valore, il valore stesso dei valori, forse riusciamo anche a non essere indifferenti rispetto a chi a 20 anni ritiene che Pagliarani, Nicolò e Cappelli erano dei criminali e non dei partigiani, perché se tutto vale, se non si mettono mai dei paletti, vale tutto. Il 25 aprile è un'occasione importante, per questo ho fatto un accenno al presente, perché da quella storia lì, dal non essere indifferenti a ciò che è giusto, e si sa ciò che è giusto e ciò che conviene, perché i tre martiri hanno scelto ciò che era giusto e non ciò che conveniva, ecco, da cominciare a fare un po' di differenza si ricomincia a mettere anche in fila un po' di valori che vengono dalla resistenza e dal 25 aprile. Quindi per me, anche come sindaco, io ero già venuto qualche volta qua alle officine anche per ricordare la Casa Dea ed altro, oggi venire da sindaco è un'emozione particolare, perché siamo in un luogo di lavoro e il valore del lavoro è moderno e contemporaneo, e forse in questo paese che è abituato alle confusioni, al grido sono tutti uguali, bisogna anche ristabilire un po' di verità. Il 25 aprile non è uguale alle altre date, è la data che ci ha consentito
di far ricostruire dal lavoro degli operai questa fabbrica e anche di permetterci di pensare che c'è un futuro possibile legato non alla speculazione immobiliare, ma al lavoro, a forme di lavoro che troveremo e dovremo trovare insieme. Quindi grazie per avermi accolto e grazie per avermi dato la possibilità di esprimere questi sentimenti.